Grazie Signore Gesù perché sei qui in mezzo a noi e vuoi proprio sollevarci con la tua parola, Signore. Vuoi incoraggiarci con la tua parola, vuoi darci pace e tranquillità con la tua parola, Signore. Noi ti vogliamo ringraziare, benedire e lodare, Signore, perché non meritiamo nulla, ma tu fai tutto, Signore. Signore, ti chiediamo di aprire i nostri cuori, Signore Gesù, di aprire i nostri cuori alla parola, affinché questa parola possa portare frutto nei nostri cuori, Signore. Ti benediciamo per questa parola meravigliosa che ci dai, perché la tua parola, Signore, è pane e acqua, Signore Gesù. Grazie, Signore, per questa parola meravigliosa. Grazie perché dobbiamo cibarci di questa parola, Signore. Senza la tua parola, Signore, non possiamo crescere. Senza la tua parola non possiamo mangiare. Senza la tua parola non possiamo bere. Senza la tua parola rimarremo sempre dove siamo, Signore. Ma è la tua parola che ci porta avanti, anche nelle difficoltà, Signore. Grazie perché la tua parola ci consola. Grazie perché la tua parola ci insegna. Grazie perché la tua parola ci edifica. Grazie perché la tua parola è santa. È santa. E ti ringraziamo perché per il nostro bene, nel nome di Gesù. Facciamo un applauso al Signore con tutto il nostro cuore. Amen. Grazie Signore. Grazie Signore perché possiamo sederci. Grazie Signore perché in ogni momento della nostra vita, non importa quale momento stiamo attraversando, in ogni momento della nostra vita tu hai una parola giusta per noi. Non c'è mai un momento della nostra vita nella quale o durante la quale il nostro Signore non abbia una parola importante per quello ciò che stiamo passando o per quello che desideriamo. Il nostro Signore conosce ogni pensiero nostro, conosce ogni nostro bisogno ed è qui per darcelo. Però c'è una cosa molto importante che mi sento di dire, ve lo dico con amore, ma l'ho detto a me stesso. Il Signore ci parla attraverso un servo inutile, attraverso un servo che non merita niente se non la misericordia di Dio, ma un servo scelto dal Signore che parla del Signore. E se la parola non viene ascoltata e viene così ascoltata con molta sufficienza, la parola ritorna indietro, non benedice. Il Signore la toglie da chi l'ascolta con sufficienza e la dà a qualcuno che l'accetta. Perché la parola del Signore è seria. La parola del Signore cambia. La parola del Signore guarisce, ma bisogna prenderla. Bisogna accettarla. Non bisogna ascoltarla con sufficienza. Perché il Signore la toglie e la dà a qualcun altro che l'ascolta con attenzione, con rigore e con amore. Per cui stiamo molto attenti a chiudere i nostri cuori, perché il Signore la toglie e la dà a qualcun altro che l'accetta. Perché la parola del Signore non torna a vuoto e il Signore non consuma la sua parola. Lui la manda ad effetto, ma la manda ad effetto con chi l'ascolta e con chi vuole crescere nella parola di Dio. Non chi con sufficienza si appresta ad ascoltarla, perché questo offende il Signore. Questo vale per colui che la porta e per tutti coloro che l'ascoltano. Perché il Signore riprende. Come quando uno benedice, le benedizioni non sono accettate, le benedizioni ritornano su colui che le ha mandate. Così è la parola. La toglie a chi non l'ascolta. La toglie e la dà a qualcun altro che l'ascolta, l'apprezza e la mette in pratica, perché questa è la parola di Dio, parola santa, parola che non ammette disattenzioni, perché quando il Signore parla si aprono i cuori, perché il Signore cambia la nostra vita. Il Signore cambia la nostra vita. Il Signore non è solo amore, ma è anche rigore. Rigore non vuol dire prepotente, ma vuol dire rigore. Il Signore è amore, ma vuole che il nostro cuore l'accetti, altrimenti ritorna indietro. Via ogni sufficienza, per cortesia, perché il Signore non scherza. Oggi il messaggio ha un titolo che il Signore mi ha dato in questi giorni mentre l'ho preparato, nei tuoni e nelle nuvole, nei tuoni e nelle nuvole. A volte, confrontando le traduzioni delle varie Bibbie, delle varie parole
che vengono scritte, Diodati, Nuova Riveduta e tante altre, Bibbia di Gerusalemme e tante altre traduzioni, abbiamo delle sorprese, perché alcune parole in certi punti della Bibbia sono diverse a seconda della traduzione, a seconda di quello che questa organizzazione ha fatto. E questa mia riflessione di questa mattina la volevo chiamare solamente nella nuvola, perché è più tranquilla, ma ho dovuto aggiungere anche i tuoni, perché in alcune traduzioni si parla di tuoni e non di solo nuvola. E se voi prendete con me questa mattina il Salmo 81, ai versetti 6 e 7, questo versetti 6 e 7 nella Nuova Riveduta e nella Diodati, il 7 e l'8 nelle altre traduzioni. C'è un passo molto importante che io ho proprio ritenuto per me e per tutti voi, perché qui proprio c'è l'amore del Signore per ognuno di noi. Ecco perché dobbiamo ascoltare con attenzione le parole d'amore che il Signore ci manda. Allora, Salmo 81, versetti 6 e 7, Nuova Riveduta e Diodati, 7 e 8, nelle altre traduzioni, che dice: O Israele, io ho sottratto le tue spalle ai pesi. Meditiamo ogni parola perché è importante. O Israele, io ho sottratto le tue spalle ai pesi. Le tue mani hanno lasciato le ceste. Nell'angoscia gridasti a me e io ti liberai. Ti risposi nascosto in mezzo ai tuoni, ti misi alla prova presso le acque di Meriba. Le due frasi chiave sono: ho sottratto le tue spalle ai pesi e le tue mani hanno lasciato le ceste. Per cui una persona che ha sulle spalle dei pesi e due ceste in mano non può far altro che camminare chino, perché non riesce a stare in piedi e non riesce a stare diritto. Per cui dice: Signore Israele, io ho sottratto le tue spalle ai pesi, le tue mani hanno lasciato le ceste. Volevo solamente fare un piccolo inciso. Qui dice: o Israele. Allora, molti pensano che si parli solo di Israele. O Israele, io ho sottratto le tue spalle ai pesi, cioè non riguarda noi. Non è vero. Riguarda ognuno di noi, per questo motivo. Israele è il popolo di Dio. L'abbiamo sentito anche domenica. È il popolo di Dio. Ma noi, gentili, noi che siamo gentili, non siamo il popolo di Dio, siamo diventati parte di tutte le promesse che Dio fa a Israele, questo è molto importante, perché noi gentili siamo stati innestati nell'olivo, come olivi selvatici, e siamo diventati comunque parte integrante di tutto ciò che l'olivo ha. Cioè il succo dell'olivo diventa nostra, la vita dell'olivo è nostra. Tutto ciò che l'olivo ha è nostro, perché l'innesto gode delle stesse meraviglie che ha la pianta. Noi, gentili, siamo stati innestati nell'olivo vero, che è Israele, come olivi selvatici. Siamo innestati per la loro disubbidienza. Ora non andiamo oltre, sarebbe troppo lungo. Però noi abbiamo le stesse promesse, le stesse possibilità di Israele. Ecco perché quando dice Israele, o Israele, si rivolge anche a noi. O Israele, o voi, a noi tutti, io ho sottratto alle tue spalle i pesi, le tue mani hanno lasciato le ceste. Al versetto 6, sempre dello stesso Salmo, vediamo ancora una volta come il salmista ci fa vedere come ci siano sempre nella nostra vita di credenti, quando noi siamo nel Signore, ci sono due ruoli diversi. Noi credenti abbiamo sempre un ruolo, ci sono due ruoli diversi. Qui il salmista in modo particolare ce lo fa vedere. C'è un ruolo che è di Dio e l'altro ruolo è nostro. Perché non è vero che Dio fa tutto senza che noi facciamo niente. Dio ha bisogno della nostra collaborazione, per cui c'è un ruolo di Dio e un ruolo nostro di credenti. Dalle spalle, dice Dio, ci vengono
tolti i pesi. Dice, io ho sottratto i pesi da te, ma tu hai lasciato le ceste. Per cui un peso ce l'ha tolto Dio, togliendoci i pesi dalle spalle, ma noi abbiamo lasciato le ceste. Abbiamo dovuto deporre a terra i pesi che avevamo nelle mani, le ceste. Il compito più gravoso, quello più forte, più potente, più gravoso, più difficile, è sempre lasciato al Signore. Togliere i pesi dalle spalle, Lui li toglie, li deve sollevare, li deve mettere via. Noi invece dobbiamo solamente lasciare, aprire le mani e abbandonare le ceste. Per cui il compito più gravoso è del Signore e Lui lo toglie. Lui viene e ci toglie i pesi. Noi invece dobbiamo solamente fare la nostra parte, aprire le mani e lasciare le nostre mani libere. Lasciarci portare via le ceste. Il Signore ci dice, io ti tolgo i pesi, tu getta via le ceste e rimarrai senza pesi. Una cosa è di Dio, una cosa è nostra. Mi viene in mente, a questo proposito, la storia che ho letto su un giornale una volta, non so se sia vera, ma penso non sia vera, ma questa era più che altro una immagine, di un uomo che camminava per la strada curvo perché aveva il peso che portava sulla schiena e il peso che portava sulle mani non gli permettevano di camminare. Un fattore che guidava un trattore passò di lì, si fermò, gli chiese dove andasse e, visto che la direzione era la stessa, gli disse di salire sul suo trattore affinché potesse andare senza portare i pesi. L'uomo salì sul trattore a fatica, perché portava pesi sulle spalle e pesi nella mano. Ma dopo un lungo tratto di strada percorso col carro, il conducente del trattore si voltò e vide che l'uomo, il passeggero, non aveva deposto né i pesi sulle spalle né le ceste, ma le portava sempre in mano nonostante fosse sul trattore. E stupito gli chiese, ma come mai non hai deposto ancora i pesi, visto che ne hai la possibilità, che sei trasportato? E la risposta fu, è abbastanza che io sia sul tuo carro, non posso chiederti di portare anche i pesi che sono sulle mie spalle, nelle mie mani. Quell'uomo non si rendeva conto del suo errore, della sua pochezza. Era stato offerto sollievo, gli era stato offerto la possibilità di togliere ogni peso, e lui cosa voleva fare? Ne godeva solo in parte, perché pensava di aiutare colui che guidava portando i pesi e portandolo nel cammino del trattore. In realtà, colui che portava tutto non era né l'uomo, ma era il carro. E in questo caso, colui che porta tutto è Gesù, perché noi siamo sul suo carro. Quindi, in ogni circostanza difficile che abbiamo, quante circostanze difficili, fratelli, abbiamo, e ne avremo. Ai più giovani dico questo, non pensate che la vita finisca oggi con le circostanze, ce ne saranno di difficili, ma se noi saliamo sul carro di Gesù, ogni peso sarà portato da Lui. E noi dobbiamo toglierci il peso dalle spalle, lasciarlo togliere dal Signore, depositare le nostre ceste, liberiamoci le mani, e con le mani lodiamo, benediciamo e glorifichiamo il nostro Signore. E allora, se noi ci rendiamo liberi, potremo veramente procedere sul carro di Dio, che è un carro che porta i nostri pesi. Ma non pensiamo mai di poter aiutare Dio. Dio non si può aiutare, Dio si deve solamente obbedire. E Dio ci dice, lascia a me i tuoi pesi, io ti tolgo i pesi dalle spalle. Apri le mani, getta i tuoi pesi in terra, ogni peso che possiamo avere. Lasciamo che il Signore li porti per noi. E poi al versetto 7 c'è una frase incredibile che l'avete già letta, ma la rileggiamo, ci fa comprendere come questa liberazione abbia luogo, e dice, nell'angoscia gridasti a me e io ti liberai. Togli i pesi
si grida nell'angoscia al Signore e Lui ci libera. Cosa fa il Signore per toglierci i nostri pesi e per liberarci dall'angoscia? Aspetta il nostro grido. Aspetta che noi gridiamo al Signore e diciamo: Signore, non ce la faccio. Signore, ho bisogno di Te. Signore, sono appesantito. Signore, non ce la faccio più. E quando noi gridiamo al Signore in questo modo, Lui viene immediatamente e ci dice: non ti preoccupare. Se tu nella tua angoscia, qualsiasi tipo di angoscia noi abbiamo, non ci sono angosce più forti o più piccole. Un'angoscia per noi piccola può essere grande per un altro. Un'angoscia grande per uno può essere grande per noi. Lui aspetta che noi gridiamo nella nostra angoscia, qualsiasi tipo di angoscia, e il Signore ci libera. E perché il peso sia sottratto, dobbiamo gridare e riconoscere che noi non siamo capaci di portarli quei pesi, e Lui, che è il nostro carro, li porterà. Mi diceva una volta un pastore, tanti anni fa, una cosa che mi è rimasta sempre molto impressa. L'ho detta già altre volte in comunità, e di solito quando parlo di pesi lo dico. Diceva che noi portiamo dei pesi davanti e li teniamo stretti, cioè li portiamo così. Abbiamo un masso davanti e lo teniamo stretto a noi, lamentandoci perché abbiamo questo peso. Andiamo dal Signore e chiediamo di liberarci, ma continuiamo a tenere le braccia chiuse, il masso davanti, e non lo lasciamo andare. E il Signore ci dice: apri le braccia, getta via il masso, perché se io devo distruggere il masso, non posso distruggere anche te. Se tu non lo getti in terra e io lo distruggerò, mentre distruggo il masso, distruggo anche te. Lascialo andare e lascia che io lo distrugga. Ora ogni nostro peso, diamolo al Signore. E allora, vediamo dove sentiamo la risposta che il Signore dà al nostro grido nell'angoscia. E qua voglio vedere insieme a voi le diverse traduzioni che noi possiamo avere nelle nostre Bibbie. In alcune si dice: ti rispose nascosto in mezzo ai tuoni. Ti risposi, dice Dio. Ti risposi nascosto in mezzo ai tuoni. In un'altra si dice: ti risposi nel luogo segreto del tuono. In una terza: nascosto nel tuono. In un'altra: avvolto nella nube. Allora, quelle che hanno più colpito me, tra le quattro traduzioni che ho guardato, sono nascosto in mezzo ai tuoni e avvolto nella nube. E ho guardato così un pensiero per potervi, da poter condividere. Nascosto in mezzo ai tuoni. Noi tutti sappiamo quale rumore incredibile è il tuono. Quando sentiamo un tuono si sente a decine di chilometri di distanza. Qui addirittura il Signore dice: in mezzo ai tuoni. Quindi sembrerebbe impossibile a una persona che è in mezzo ai tuoni ascoltare, al culmine del fragore, del rumore incredibile, la voce del Signore. Ma il Signore ci nasconde, dice, nascosto in mezzo ai tuoni, e sussurra al nostro orecchio: io ti libererò. In un'altra traduzione c'è scritto: nel luogo segreto del tuono. C'è un luogo segreto che solo i figli di Dio conoscono, nel quale, pur in mezzo al frastuono del mondo, ai problemi che abbiamo, alle delusioni che abbiamo, alle tristezze che abbiamo, alle malattie che abbiamo, alle oppressioni che abbiamo, alle depressioni che abbiamo, c'è un posto che i figli di Dio conoscono dove possiamo ascoltare la parola del Signore. Ed è nella nostra cameretta segreta, insieme al nostro Gesù. Quando lo lodiamo, lo benediciamo, lo ringraziamo, lì possiamo veramente ascoltare, stare alla sua presenza. Se noi stiamo alla presenza del Signore nostro Gesù, ne ascoltiamo la voce meravigliosa che ci dice: non temere, i tuoi pesi li prendo io. Tu non puoi, io posso. Tu non riesci a farlo, ma io riesco a farlo, perché il nostro Signore è potente e può fare qualsiasi cosa. E anche se i tuoni del mondo ci vogliono avvolgere,
se le preoccupazioni ci avvolgono, se la tristezza ci avvolge, se siamo disperati perché non sappiamo cosa fare, non sappiamo quale risposta dare in certi momenti della nostra vita. Il Signore ci dice: vieni, anche se c'è il tuono intorno alla tua vita, io ti parlo e tu mi puoi ascoltare, perché la mia voce supera ogni tuono, supera ogni tuono. E poi c'è l'altra che dice: nel luogo segreto del tuono. Qua mi sono chiesto: cos'è il luogo segreto del tuono? E lì è proprio il Signore che ci parla, e con Lui, quando ci parla, sappiamo che il nostro cuore si acquieta. Sappiamo che il nostro peso è stato tolto dalle spalle. Abbandoniamo le ceste e riusciamo finalmente, quando stiamo davanti al Signore, quando lo lasciamo operare nella nostra vita, non importa quello che stiamo passando, se noi abbandoniamo le ceste, Lui ci toglie i pesi dalle spalle e riusciamo a salire sul carro, che sarà Lui a portarci, e lo faremo senza più fatica. Deponiamo, fratelli e sorelle, ho detto con me stesso, tutta la zavorra che abbiamo, tutti i pesi che ci vengono messi giornalmente nello zaino che abbiamo, il peso della vita, il peso del lavoro, il peso della famiglia, il peso del nostro futuro che non vediamo, il peso di un futuro che vediamo senza speranza. Invece dobbiamo sapere che il Signore ha speranza per ognuno di noi. Non c'è nessuno che possa dire: io non ho speranza per il futuro, perché Gesù è il nostro futuro. Gesù è il nostro futuro. E se Gesù è il nostro futuro, anche se stiamo perdendo il meglio, abbiamo detto tante volte, se stiamo perdendo il buono, Gesù ci sta preparando il meglio. Quante volte diciamo: ma non ho più questa cosa, ho perso questo. Se ci dice: l'hai perso, perché sto preparandoti il meglio, dal buono verrà il meglio, perché Gesù prepara per noi il meglio. Non diciamo più: non c'è speranza per il futuro. Non diciamo più: non ho speranza, non riesco a fare. Tu non riesci a fare, io non riesco a fare, ma Lui può. Io non riesco a trovare, Lui trova. Io non riesco ad amare, Lui ama. Lui può, io non posso. E allora diamogli queste ceste. Diamogli queste ceste. Lasciamo che ci tolga Lui i pesi dalle spalle, i pesi della famiglia, del nostro passato, del presente, del lavoro, degli amici, ma di qualsiasi peso abbiamo. Diamolo al Signore, diamolo al Signore. E allora quando deponiamo tutta la zavorra che abbiamo, perché il nemico non fa altro che metterci pesi tutti i giorni, tutti i giorni ci manda un peso, tutti i giorni ci manda un dardo, tutti i giorni lui tira l'arco, ma noi abbiamo lo scudo di Cristo che toglie ogni dardo. Nessun dardo ci può toccare, perché Cristo Gesù ci difende. Cristo Gesù ci difende, e questa è la cosa più importante della nostra vita. E allora deponiamo la nostra zavorra, tutto quello che non va, e permettiamo al Signore di prenderci sul suo carro. E ora voglio vedere ancora l'altra traduzione. Ti ho dato risposta avvolto nella nube. Questa è una delle mie preferite. Ti ho dato risposta avvolto nella nube. Allora, se io guardo un attimo questo versetto, ti ho dato risposta avvolto nella nube, mi viene immediatamente in mente Matteo 17. Matteo 17, che ora leggeremo insieme. Matteo 17, oppure se volete leggerlo, l'abbiamo messo lì. Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse sopra un altro monte, in disparte, e fu trasfigurato davanti a loro. La sua faccia risplendette come il sole, e i suoi vestiti divennero candidi come la luce. E apparvero loro Mosè ed Elia, che stavano conversando con lui. E Pietro prese a dire a Gesù: Signore, è bene che stiamo qui. Se vuoi, farò qui tre tende, una per te, una per Mosè
e una per Elia. Mentre egli parlava ancora, una nuvola luminosa li coprì con la sua ombra, ed ecco una voce della nuvola che diceva: «Questo è il mio figlio diletto, nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo». I discepoli, udito ciò, caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù, avvicinatisi, li toccò e disse: «Alzatevi, non temete». Ed essi, alzati gli occhi, non videro nessuno se non Gesù tutto solo. Allora, nel luogo segreto, quando siamo nel luogo segreto del tuono, nella nuvola, non c'è tempo per parlare. Dovremmo imparare ad ascoltare la parola di Dio, ad ascoltare quello che Lui ci dice. Pietro qui, voi leggete, leggiamo insieme, dà dei suggerimenti a Gesù, splendido in luce in quel momento. Ma viene interrotto al versetto 5 che dice: «Ma egli, mentre parlava ancora, la nuvola luminosa, venne la luce dal cielo», che fa comprendere come su quel monte non ci sia posto per una folla, come voleva Pietro, ma ci sia posto solo per Gesù. Gesù, cosa vuole dire questo? Che Gesù vuole stare con noi a tu per tu. Sì, dobbiamo stare con i fratelli, ci mancherebbe altro, ci sono grandi benedizioni. Dobbiamo andare, stare, pregare con i fratelli, perché lì ce le sono le benedizioni. Ma Gesù vuole anche che stiamo a tu per tu con Lui. Vuole la nostra attenzione. Vuole stare con noi e ci vuole dire: «Vieni un attimo qui da me, parlami, dimmi quali sono i desideri del tuo cuore, dimmi quali sono le tue paure, dimmi quali sono le tue ansie. Io sono qui per te. Io sono qui per te». E il Signore che cosa fa? Ci prende, ci consola, ci alza e ci dice: «Io sono Dio, io posso tutto, dai a me ogni peso, abbandona quelle ceste che hai nelle mani, abbandona quelle ceste che hai nelle mani, dale a me, lasciamele portare, altrimenti queste ceste ti impediranno di alzare le braccia, di lodarmi e di benedirmi. Dammi queste ceste. Io ti ho tolto i pesi dalle spalle. Puoi diventare ritto. Ma togliti questi pesi dalle spalle. Togliti queste ceste dalle mani. Altrimenti non potrò parlare con te tranquillamente, perché avrai questi pesi che ti opprimeranno sempre». Molte volte vogliamo tenerceli per noi, pensando di poterli risolvere. Invece l'unico che può risolvere i problemi è Gesù, e vuole stare a tu per tu con noi. Vi ricordate quella canzone che abbiamo sentito tante volte? Dice: «Signore, sei qui finalmente davanti a me. È da tanto tempo che ti aspettavo. Voglio parlarti, voglio guarirti». Allora io parlo per me. Quante volte abbiamo fretta, non abbiamo tempo di stare un attimo col Signore, non abbiamo tempo di stare con Lui, per lasciarci amare e lasciarci guarire. Pensiamo di poter fare tutto da soli, ma se ci fermiamo solamente un attimo, sentiamo che il Signore ci dà la pace, la gioia e la tranquillità, e ci dice: «Non temere, perché io sono con te. Tu grida a me nella tua angoscia, e io prendo i tuoi pesi, e la tua vita con me sarà una vita meravigliosa». Non importa quello che ti dice l'uomo, non importa quante offese hai potuto ricevere, non importa quante umiliazioni hai ricevuto dall'uomo, non importa come sei messo da parte, non importa quale poca considerazione forse hai, non importa se gli altri non ti considerano, non importa se gli altri ti mettono da parte o ti considerano l'ultimo. Per il Signore sei il primo, il più meraviglioso, il più stupendo. Colui che ha ricevuto l'immagine di Dio e per il quale Gesù è morto. Ecco la nostra importanza. Quello che dice l'uomo passa,
quello che dice il nostro Signore non passa mai. E ci dice: dammi i tuoi pesi, dammi i tuoi pesi, dammi i tuoi pesi. E allora, se non stiamo col Signore su quel monte da soli, a tu per tu, e abbiamo bisogno molte volte di passare del tempo col Signore, allora sentiremo la voce di Dio che dice: questo è il mio figlio diletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltalo, ascoltalo. Allora andiamo su quel monte, mettiamoci davanti al nostro Signore Gesù, mettiamoci in ginocchio, chiudiamo i nostri occhi e ascoltiamolo. Non parliamogli sempre: questo è il mio figlio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto, ascoltalo. Lasciamolo parlare, riempiamo la nostra vita con la sua parola, riempiamo il nostro giorno con i suoi consigli, lasciamolo parlare, e allora i nostri pesi verranno tolti dalle spalle e abbandoneremo anche le ceste. Il Signore è qui con noi. Il Signore è qui. Non è una cosa astratta, Dio. Non è una cosa astratta, Gesù. Il Signore è qui con noi in questo momento. Io non lo vedo con i miei occhi fisici, ma i miei occhi spirituali lo vedono. Io so che Lui è qui. Sta camminando in mezzo a noi. Sta camminando in mezzo a tutti quanti voi. È qui da me. Mi sta toccando le spalle e mi dice: dammi i tuoi pesi, abbandona le ceste. Cosa vuoi che io ti faccia? Hai gridato nella tua angoscia e io ti ascolto. E allora io chiedo proprio al Signore che ognuno di noi, con un Dio così grande, così potente, così meraviglioso, così stupendo, possiamo veramente cadere umilmente con la faccia a terra e dire: Signore, ti chiedo perdono per tutte le volte che ho pensato di fare da solo, che ho pensato di risolvere da solo le ingiustizie che sto avendo. Ho pensato di poter essere intelligente a sufficienza, di avere forze a sufficienza, denaro a sufficienza, eloquio a sufficienza per poter risolvere senza il tuo aiuto. Ma Signore, mi sono accorto che senza di te non posso fare nulla. Dovremmo cadere con la faccia a terra e dire: Signore, ti chiedo perdono per tutte le volte che mi sono lamentato che avevo troppi pesi sulla mia vita e non li ho mai dati a te. Questo che dovremmo fare. Perché dobbiamo riconoscere davanti al Signore quanto è grande il nostro Dio. Il nostro Dio è grande, fratelli, abbiamo un Dio grande, abbiamo un Dio potente, abbiamo un Dio onnisciente, abbiamo un Dio onnipresente. Onnipresente vuol dire che è qui oggi e sta guardando ognuno di noi. E ci dice: dammi i tuoi pesi, non importa quali hai, tu non li puoi portare, non ci riesci più, sei disperato, sei disperata, non ne puoi più, non hai speranza. Non vedi via d'uscita la tua vita, ma io la vedo. Io mi prendo i tuoi pesi, dammeli. Dammi i tuoi pesi. Alzati. Non temere. Grida a me. Sei angosciato, non aver paura di gridare. Gridami, io ti ascolto. Io posso portare i tuoi pesi. Gesù è davanti a noi, cari fratelli, Gesù è davanti a noi, è davanti a noi, ci guarda e ci dice: hai dei pesi? Dammeli, cedili, getta le ceste, io farò il resto. Ci invita su quel carro, ci dice: vieni su questo carro che è pronto, su questo carro dove non ci sono più pesi, perché il carro ti trasporterà lui. Non dovrai più portare nulla perché il carro ti porterà. Vieni a me, non aver paura, il mio carico è leggero e anche il mio giogo è leggero. Perché io sono un Dio che ti ama.
sono un Dio che ti ama. E allora non avremo più problemi, li avremo ancora, ma avremo la soluzione che si chiama Cristo. Senza Lui non c'è soluzione a nessun nostro problema, né negli uffici, né nelle case, né nelle chiese, né nelle famiglie, né nei posti di lavoro, né con i mariti, né con le mogli, né con i fratelli, né con le sorelle. Se noi diamo tutti quanti pesi al Signore, il Signore ci ridarà, attenzione, questo è importante, lo stato per me, il Signore ci ridarà tutto ciò che la locusta ci aveva mangiato. Avremo tutto con gli interessi. La nostra vita sarà una vita con gli interessi che abbiamo perso. Sarà ancora migliore di quella che avremmo avuto se non avessimo avuto dei problemi. Lui ci ridarà tutto ciò che ci ha rubato il nemico. Ma dobbiamo invocarlo, gridare, gridare e dire: Signore, ho bisogno di te, io non ce la faccio, da solo non posso fare nulla, ti cedo le mie ceste, grazie per i pesi che mi hai tolto, ti cedo le mie ceste, non le voglio più, perché dice il Signore, dammi le tue ceste, io ti tolgo i pesi, dammi le tue ceste. Io glielo date. E se il nemico me ne porterà delle altre, perché cercherà di portarmene delle altre, io gliele do di nuovo. Io gliele do di nuovo. E non porterò mai più ceste nelle mie mani. Perché Gesù mi ha detto, io ti tolgo i pesi dalle spalle, dammi le tue ceste. L'altro cercherà di mettermi delle nuove e io le do al Signore e io grido al Signore, nella mia angoscia grido al Signore e so che Lui interviene, mi prende le ceste e vado sul carro dove vengo trasportato, sul carro del vincitore che si chiama Cristo Gesù. Che si chiama Cristo Gesù. Voglio farvi una domanda, c'è qualcuno di voi che ha dei pesi, che ha delle ceste in mano? Che ha delle ceste ancora che non ha messe? Se c'è qualcuno abbia il coraggio di alzare la mano. C'è qualcuno che ha delle ceste che non ha ancora lasciato? Alzatevi in piedi per favore, coloro che hanno alzato il braccio. Abbiate il coraggio, se avete dei pesi, di alzarvi in piedi, perché altrimenti non le prende il Signore. C'è ancora qualcuno che non l'ha fatto? Aspetto ancora 30 secondi. Emanuele, vuoi venire un attimo per cortesia? Se voi non riconoscete, se noi non riconosciamo di avere delle ceste che non abbiamo ancora dato, il Signore non le prenderà e rimarrai con le ceste in mano. Coi tuoi pesi. Il Signore sa se ce li hai e non l'hai fatto. Rimaniamo un attimo fermi e coloro che sono in piedi, che ce ne sono tanti, vedo, insieme a me, diamo i nostri pesi al Signore, chiediamo al Signore proprio di cedere le nostre ceste, apriamo le nostre braccia e buttiamo le ceste in terra. Coloro che si sono alzati, ancora un atto di coraggio, vengono qua davanti, per favore. Se c'è qualcuno che non l'ha ancora fatto, sappia che questo è il momento. Il Signore sta dicendo, vieni, dammi le ceste e io ti tolgo i pesi. Abbi coraggio e vieni. Non guardare se ti vedono o non ti vedono. Perché il Signore nel segreto vede lo stesso. C'è ancora qualcuno?
prima di iniziare a pregare, aspetta ancora un attimo. Intanto il Signore vi dice grazie per il vostro coraggio, avete avuto il coraggio di venire avanti senza paura. Il Signore vi sta dicendo in questo momento di cedere le vostre ceste. Fate proprio l'atto, buttatele in terra le ceste. Tutte le ceste dei pesi della vostra vita. Buttiamole tutte in terra. Togliamole. Il Signore dice, hai avuto il coraggio di gridare a me. Io da questo momento ti tolgo i pesi che hai sulle spalle e ti permetto di camminare libero, libero da ogni peso, libero da ogni peso, perché Gesù è colui che le ha prese in questo momento. Credi, fratello e sorella che sei venuto qui davanti, che da questo momento i pesi non ti colpiranno più e non ti oberranno più, perché li ha presi Cristo Gesù su di Lui. Uscirai libero da questa comunità oggi, perché Gesù ha preso i tuoi pesi, le ceste non le hai più. Se guardi le tue mani, sono libere di alzare le braccia. Alzate le vostre braccia al Signore e fate vedere che avete le mani libere, libere da ogni cesta. Non esistono più ceste, non esistono più pesi, perché Gesù li ha presi Lui. Tenete le braccia alzate. Grazie Signore per questa tua meravigliosa attenzione verso questi tuoi figli, Signore Gesù. Grazie Signore perché i pesi non li hanno più, Signore, li hanno dati a te, e se ne arriveranno degli altri li daranno ancora a te, Signore, perché tu li puoi portare ogni giorno della loro vita, ogni oggi della loro vita, Signore Gesù. Grazie Signore per questo coraggio che hanno avuto, Signore, grazie per la leggerezza che sentono ora in ognuno di loro. Ti vogliamo lodare, benedire e ringraziare, Signore Gesù. Grazie per questi miei fratelli e queste mie sorelle, Signore Gesù. Spirito Santo, scendi su ognuno di loro con potenza, col fuoco dello Spirito. Infiammali d'amore per te, Signore Gesù. Fa veramente che ti lodino, ti benedicano, ti ringrazino per quello che hanno ricevuto oggi, perché i loro pesi non sono più loro, ma sono tuoi, Signore Gesù. E noi ti benediciamo, ti lodiamo e ti ringraziamo nel tuo nome, Signore. Chiedo al gruppo di canto di salire, per favore. E loro vogliamo proprio cantare, proprio al nostro Signore, il Signore in mezzo a noi. È qui in mezzo a noi per liberare, per guarire, per portare i nostri pesi. E noi ti benediciamo, ti lodiamo e ti ringraziamo, Signore Gesù. Tenete le vostre braccia alzate ancora una volta. Alziamo le nostre braccia. Alziamoci tutti in piedi mentre cantiamo e lodiamo e benediciamo il Signore per questi fratelli che sono venuti davanti, che ritorneranno ai loro posti leggeri, perché hanno avuto il coraggio di venire davanti al Signore. Del male, per guarire, per liberare la mia anima. Alleluia. Cantiamolo con tutta la nostra voce. Signore è in mezzo a noi. Il Signore è in mezzo a noi. Per guarire, per liberare, per rompere del male, per guarire, per
liberar la mia anima. Il Signore è in mezzo a noi. Il Signore è in mezzo a noi. Per guarire, per liberare, per rompere ogni forza del male. Per guarire, per liberar la mia anima. Alleluia! Signore, facciamo un applauso forte al nostro Signore Gesù, che ha portato i nostri pesi e li porterà ogni giorno della mia vita, ogni giorno della vostra vita. Siete benedetti, liberati e guariti nel nome di Gesù. Amen. Che Dio vi benedica. Amen. Possiamo andare, grazie Signore. Grazie Signore per questi fratelli e queste sorelle, grazie Signore per liberazioni e guarigioni che Tu stai portando avanti e porterai avanti ogni giorno della nostra vita.